A Pesaro, città dello sport e della bicicletta, non poteva mancare un museo interamente dedicato al mondo delle due ruote. E così infatti è stato. Sabato mattina è stato inaugurato a Palazzo Gradari una raccolta di 40 bici d'epoca che hanno fatto la storia del ciclismo italiano dal 1930 ad oggi. Da Girardengo a Moser, da Coppi e Bartali al tre volte campione d'Italia, originario di Pesaro, Enrico Paolini, che non ha tradito le attese presenziando l'inaugurazione. Gran parte del merito per l'allestimento di questo tuffo nel passato va dato al collezionista di biciclette Dario Corsi, che con minuziosa cura scientifica ha selezionato i pezzi in ferro e acciaio che hanno scritto la storia di questo sport. Taglio del nastro avvenuto in presenza del sindaco Matteo Ricci, orgoglioso di aver raggiunto un altro tassello importante per Pesaro, capitale della cultura 2024. Un museo, fra l'altro parziale, perché la nostra idea è quella di farlo crescere, ma molto importante perché siamo una città che vive di sport, lo sport è un grande traino per il turismo, siamo la città della bicicletta e grazie a Corce, grazie all'impegno di tutti, a iniziare dal consigliere Biancani prima, poi adesso i due assessori Vimini e Della Dora, siamo riusciti a realizzare un piccolo sogno, ma è solo un punto di partenza. E quando avremo realizzato il Museo Nazionale della Motocicletta avremo anche più spazio per il Museo della Bicicletta e quindi però è una strategia che continua anche nel senso della capitale italiana della cultura, perché per noi lo sport è anche un pezzo della cultura pesarese e fa parte in qualche modo della natura della cultura che abbiamo raccontato nel dossier. È un museo dedicato alla bicicletta, nello specifico a bici che hanno fatto la storia del ciclismo sportivo, quindi delle competizioni. È anche un'occasione per raccontare la bicipolitana, insomma, essenzialmente un tributo ai grandi del ciclismo, a partire compreso anche dal nostro orgoglio pesarese, Paolini, celebre per avere tra le altre cose battuto in volata Merckx, ma anche campione italiano, nazionale e anche più volte maglia rosa. Enrico è la nostra storia, è una persona fantastica che ho avuto il piacere insieme al figlio di invitarlo qua. Paolini ha vissuto proprio l'era dei grandi campioni, battendoli per ben 28 volte, vincendo tre campionati italiani. Abbiamo un personaggio a Pesaro che si è fatto conoscere nel mondo. Sono molto contento che oggi sia qua, Enrico. All'inaugurazione era presente anche una bandiera dello sport come Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, che non ha risparmiato elogi alla città di Pesaro. Pesaro, una grande città virtuosa dal punto di vista sportivo, un'amministrazione illuminata con il suo sindaco Matteo Ricci, che ha capito l'importanza della promozione della cultura sportiva che passa anche attraverso i musei. Questo museo della bicicletta mi auguro che sia il primo di tante altre iniziative come queste, perché attraverso il coinvolgimento, iniziative dei ragazzi, delle scolaresche, ma anche di tutte le persone, possiamo portare alla pratica sportiva e a condurre stili di vita sani e attivi quante più persone possibili. Un museo che ha visto ricevere anche un importante finanziamento da parte della Regione Marche. Circa 2 anni fa avevo previsto dei finanziamenti diretti a favore del Comune di Pesaro, proprio per riuscire a creare nella città di Pesaro un museo dedicato alla bicicletta. Ci siamo riusciti, è una bellissima cosa. Devo dire che noi per potersi promuovere abbiamo bisogno di servizi anche di realtà come queste. Sono tante le persone che vengono a visitare il nostro territorio andando in bicicletta, ma era giusto anche dotare questa città di un museo appunto dedicato alla bicicletta, perché gli appassionati avevano sicuramente bisogno anche di questo.